Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo appuntamento con Q&A Tech Day. Buona fine di domenica, buon inizio per la prossima settimana. Non perdiamo tempo e andiamo a rispondere alle 5 domande di questo video. Allora ragazzi, la prima domanda è di Samuele Sulis, mi chiede Q&A. Andre, volevo chiederti, io come telefono secondario uso un Samsung S2, secondo te mi conviene cambiarlo? Dipende da ciò per cui lo usi e dipende da qual è il tuo primo telefono. Considerato che un S2 è comunque un telefono che qualche anno fa era un bel telefono, insomma, era abbastanza potente. Ovviamente gli anni sono passati per tutti, non solo per noi, ma anche per i prodotti che abbiamo acquistato qualche anno fa. Logicamente S2 potrebbe non essere più all'avanguardia, potrebbe non essere più velocissimo, potrebbe magari avere anche dei problemi con l'installazione di alcune applicazioni. Quindi, se comunque lo usi, ti direi forse valuta qualche alternativa economica che magari oggi con un centinaio di euro ti porti a casa un bellissimo Vernitor e è un telefono aggiornato, potente, probabilmente che va, anzi, sicuramente va meglio di S2. Quindi, se vuoi fare una spesa perché il telefono lo usi, puoi pensare di cambiarlo. Se il telefono comunque ce l'hai lì come muletto quando serve, io ti direi non ha senso spendere dei soldi, anche se pochi. Stepney, ha senso comprare il Nexus 5X ora? Esteticamente è l'unico Nexus che mi piace molto, anche se è demodé. Guarda, io ho comprato e provato un Nexus 5X di recente, ma ho avuto parecchio rimpianto per il mio Nexus 5 che avevo comprato e provato tempo fa. Cioè, da un certo punto di vista, il Nexus 5 mi è piaciuto di più. Ovviamente, il Nexus 5X è un telefono più recente, più potente. Ha uno schermo però che non mi convince perché tende spesso al giallognolo, quello del Nexus 5 era migliore secondo me, però è chiaro che Nexus 5 oggi è un po' superato, non tanto ma è un po' superato, può ancora andare bene, può essere ancora aggiornato, dipende da come lo vorresti usare. Se non hai particolari pretese io ti consiglio di acquistarlo anche perché se vai a guardare sul mercato dell'usato lo trovi anche sui 150 euro che per un Nexus ancora aggiornato è una cifra veramente molto molto interessante. Omega Posle, ciao Andrea, vorrei avere un tuo parere. Secondo te sono davvero necessari su uno smartphone 4 o 6 giga di RAM o andrebbero bene anche 3 per gestire bene uno smartphone? Allora io ho provato smartphone con 3, 4 e 6 gigabyte di RAM quest'anno, anche smartphone con 2 giga ovviamente. Quelli con 3 giga non mi hanno dato problemi, cioè per quello che devo fare io con un telefono vanno benissimo anche 3 GB di RAM. Ovviamente con 4 o 6 giga si nota che puoi tenere aperte più applicazioni in background, puoi anche apprezzare una fluidità leggermente migliore nell'esecuzione di più processi in background, quindi quando abbiamo più applicazioni aperte il telefono tende ad andare comunque più fluido se ha più giga di RAM. Quindi, come dico sempre, se qualcosa si può avere senza rinunce, perché no? Ovviamente in questo caso, quindi 6 giga di RAM, 4 giga di RAM, se le RAM vanno bene, insomma, è ovvio che 6 giga sono meglio di 3. Quindi se allo stesso prezzo puoi comprarti un OnePlus 3 con 6 giga di RAM o un altro telefono con 3 giga di RAM, ovviamente non devi valutare solo la RAM, ma anche processore, batteria, fotocamere, audio, eccetera. Però a parità di caratteristiche, se uno ne ha 6 o 4 e l'altro ne ha 3, io non penserei di prendere quello con 3 giga, ma andrei ovviamente su quelli di taglio di fascia superiore. Quindi questo è quanto. Giuseppe Cozzolino, ciao Andrea, ho un P8 Lite da circa 9 mesi, mi trovo bene con Huawei dopo i tanti Samsung e iPhone, mi consigli di prendere P9 Plus o Mate 8? Assolutamente P9, perché? Perché è più recente come telefono e secondo me più interessante, ha la doppia fotocamera che è meravigliosa, non tanto perché è doppia, ma per la qualità a cui scatta le foto. Il Mate 8 si appresta a diventare vecchio ora, perché a settembre probabilmente viene presentato il Mate 9 e il Mate S2, quindi io ti direi assolutamente P9 Plus. E siamo arrivati all'ultima domanda di questo video, è di Alessandro Sogno che mi chiede, Q&A, ciao Andrea. Ma Android Nougat sarebbe Android 7.0? Sì, cioè non è confermato ancora, ma ci sono dei rumor che dicono che sì, è Android 7.0. E arriverà secondo te su Galaxy S6 o S6 Edge? Secondo me sì, perché alla fine Android 6.0 è arrivato sull'S5 senza problemi, non vedo perché Android 7.0 non debba arrivare anche su S6 ed S6 Edge. Bene ragazzi, quindi queste erano le domande di questo video, queste erano le mie risposte. Fatemi le domande qui sotto per il prossimo Q&A Tech Day di settimana prossima e noi ci risentiamo al prossimo video. Ciao a tutti da Andrea Cervone per Tech.